due tipi di persone: chi sa disegnare e fa capolavori e chi come me li cancella. Lo scopo di oggi sarà quello di cancellare! Sì, cancellare per vincere! Questo gioco è bellissimo! Non sarò uno giotto, però una cosa so fare! Consumare la gomma! E le dimensioni parlano! E voi ragazzi, siete bravi a disegnare? Scrivetelo sotto nei commenti! Iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di pollice in su e... attivate la campanella, vabbè... Iniziamo! Io ho detto persone che fanno opere d'arte e poi ci sono io che... Godzilla? King Kong? Ma che cos'è? No vabbè... Chi vince? Non lo so, chi... credo Godzilla, guardate, ha sparato un'onda energetica! È certo che Godzilla si è mangiato tanti di quei panini. Va bene, devo cancellare per capire chi vince. Secondo me vince King Kong, perché sto cancellando... No! Vabbè, vuol dire che lui non usa Mentadent. Avanti, avanti. Per favore, radilo. C'era bisogno del suggerimento per dirmi che gli devo togliere la barba. Cioè, che mi significa? Che suggerimento è? Avanti, avanti, però intanto funziona. Salva la ragazza, come faccio a salvarla? C'è una chiave che mi blocca. Ah, devo cancellare la chiave. Avrebbe pensato. Analizziamo la situazione. C'è un bambino che piange, o qualsiasi altro ragazzino. E c'è un macaron. Ma caron devo fare. Il ragazzo ama gli hamburger. Anche io amo gli hamburger. Basta, provato. Ti trasformo questo macaron in un hamburger. Ecco, mangiati sto bello panino. Un avvocato! No, gli hanno fatto un buco in pancia, no! No, io adesso chiamo l'avvocato! Vabbè... C'è questo povero avvocato che chiede... Ma dov'è il suo bambino? E non lo so! E hanno sparato una palla di cannone... Ah no, non è una palla di cannone! Aspetta, non mi dire che devo... Non c'è! Il bambino non c'è! Perché dovrebbe nascere? Io apro, tipo come lo metto Kinder, io lo apro, da, sono un avvocato, vabbè. Questo povero ciclope con un solo occhio ha un problema, gli si sono rotti gli occhiali. Ma un solo occhio? Perché due lenti? Io non so se questo ciclope è più triste del fatto che gli si siano rotti gli occhiali o perché non li possa indossare. Però va bene. Oculus reparo. Mi cancello direttamente. Ah sì. Genio. Troppo bello. Sta roba è inquietante. Chi è questo? Scusa. Che chiedi a me? Non lo so, scopriamolo. Allora, cancello un occhio. È uno stalker. No, è uno stalker. Ma chi è questo? La donna barbuta. Guarda, questa è esattamente la mia stessa reazione. Ma io mi immagino la persona che si inventa questi puzzle, che si mangia a pranzo. Avvocati scaduti. Rendilo felice, cancella tutto, cancella. Mi dissocio completamente. Dove sono i muscoli? Io te lo faccio vedere io dove sono i muscoli, guarda. Ok, forse no. Muscoli. Cioè, aspetta un attimo, no. Se mi tatuo un gattino non avrò mai muscoli. Ok. Questo muscolo tra l'altro un pochino deforme, però sei contento tu? Cosa la spaventa? Le lenzuola sporche, ecco cosa la spaventa. C'è una signora con due panni. Cosa la spaventa? Oppure c'è uno stalker qua. C'è uno stalker.
C'è uno stalker! No! Mi dissocio completamente! C'è uno stalker! Io sono uomo buga buga buga! Io sto tirando un sasso enorme! Un sasso del destino! No, vabbè, secondo me è un elefante o un rinoceronte. Non lo so, secondo me forse è... un elefante! Ciao, Dumbo! No! Ce lo vogliono mangiare! No, aspetta, aspetta, ritorna indietro, ritorna indietro! Bravo, aggrappati! Ho capito che questo gioco non è animalista. Cosa sta bevendo il bambino? Quale bambino? Lui, tu sei un bambino? Avrei almeno 30 anni, non lo so! Devo no, ragazzi, devo cancellare il castello di sabbia, perché... il c'è un bambino nel castello di sabbia! Ma quello non è un bambino, c'è il tatuaggio pure! Minimo minimo avrà 40 anni questo! Ma... dove li trovo sti giochi io? Ma che cosa è sta scena? Quella che dovrebbe essere una luna sta oscurando la terra dal sole. E la luna è tipo... aiuta la terra a guardare il sole. Va bene, sì, però non guardarlo negli occhi il sole, perché ti bruci. Sì! Si stanno guardando negli occhi. No! Coca-Cola! No, no, no! Acqua! Acqua, acqua! Devo scuotere la Coca-Cola! Scuote la Coca-Cola! Le Mentos. Fate come dice Ronaldo. Acqua, Coca-Cola. Tanto. Pulisci questi pensieri. Ragazzi, magari avessi una gomma per cancellare tutti i brutti pensieri che ho in testa. Peccato non averla. Guardate, ora il mio cervello è un arcobaleno. È questa nave mi è familiare. Salva il Titanic! Il Titanic! Salva il Titanic! Come faccio a salvare il Titanic? Cancella l'iceberg! Porca miseria! Come fanno Jack e Rose poi? Sì! Ragazzi, era così semplice! Bastava cancellare l'iceberg! Porca miseria, se ci avessi pensato prima! Cosa sta facendo? Annaffiando sta? Che cosa pensi che sta facendo? Pure tu, gioco! La nonna che guarda il marito che annaffia e il gatto che si trova su un alberello. Non so se... non lo so. Joker! Ma no! Devo rendere felice il Joker. Però porca miseria, il Joker ha un Batman nella mano. Poteva avere di tutto. Poteva avere l'asso di cuore di picchia. Gli è capitato il Batman. Cancellalo e rendilo il Joker. Ecco. Prendiamo la spada, togliamo la roccia. Artù, ti aiuto io a diventare re Artù. Bravo, così è diventato re. Ma questo è il personaggio di Minecraft, Steve. Ti guardavo un po' più bello. Però dov'è il piccone? Tu non hai un piccone, tu hai un martellone. Perché qua c'è una cacca? Non lo so, l'hanno messa così. Steve, ti aiuto io. Ecco il tuo piccone. Uff! Ragazzi, attenzione, c'è un tizio molto sospetto che si sta guardando allo specchio. Forse dietro lo specchio c'è qualcos'altro. Ok, no, taglia, vai avanti! Aiutalo a scappare! Non faccio niente perché adesso scappa da solo. Fisicamente è impossibile che non cada, però vabbè, dai, ti aiuto io, guarda che quel buco ti faccio qua! Scappa! Vabbè, già subito l'hanno beccato. Fuga da Alcatraz! Babbo Natale, ti ricordavo un po' diverso. Cosa c'era in quel latte biscotti? Ma cosa c'era in quel latte biscotti? Ti devo far dimagrire? Ok, almeno così entri dentro, perfetto, grande. Signore e signori, vi presento il trucco di magia più truccuoso di sempre. È un gioco adatto a tutte le età. No! Ah, ecco dove stava il trucco. Rip a tutte le persone che pensavano fosse vero. Una pera. Una pera molto arrabbiata. Perché c'è una pera molto arrabbiata? Dove sono i suoi muscoli? Ti sei data proprio troppa pera. Guarda, ti scolpisco i suoi muscoli. Guarda qua. Guarda che tartaruga che c'è. Niente, bruchimela proprio ovunque. Rendila felice, togliamo il verme. No, povero verme, era la sua casa. Newton, ok. È caduta la testa. Mela.
Me l'ha in testa, scusate. Abbiamo un Babbo Natale con un sacco di soldi. Tu in realtà non sei un Babbo Natale. Mi hanno sempre mentito. Tu sei... No! Il vero Babbo Natale l'ha legato! L'ha legato il vero Babbo Natale! E gli ha rubato lo stipendio, vabbè. Chi è lui? Secondo me è Superman. No, è... Zanzara Man. È Zanzara Man. Lui è il supereroe che schiaccerà tutte le zanzare. Ma quella è la morte. No! Ce l'ha sulla lista, 4260, no! Povero ragazzo. Va bene, ok ragazzi, io direi che questo video su cancellare le cose lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollice in su. E noi ci vediamo a un prossimo video. E... ciao!